Ciao a tutti e benvenuti su Cantare R&B. Mi presento, io sono Alessia, ma potete chiamarmi Ale. In questa puntata parleremo della respirazione. La respirazione è la base del canto. Se respirate bene, aiutate tantissimo la vostra voce a essere precisa, a essere potente, a essere forte, a essere anche soffiata, perfetta. Questo video si chiama Respirare Meglio. Quindi, perché volevo darvi qualche consiglio e farvi fare qualche prova per capire se c'è qualche problemino. Io, facendo queste prove, mi sono accorta che ho qualche problemino, ovviamente. Faccio fare una prova. Respirate profondamente. Molto probabilmente quello che state facendo è quello che faccio io. Adesso, notate come, mentre state prendendo il respiro, c'è un rumorino di fondo. Quello che state facendo, se c'è questo rumore, è che state chiudendo la vostra gola, ok? Per farla facile. Infatti, molto probabilmente sentite come un senso di chiusura, di oppressione. Non sentite tutto completamente libero. E come sarebbe se sentiste tutto completamente libero? Adesso fate questa prova. Cercate di respirare con meno rumore possibile. Non serve fare un grosso respiro, solo prendete lo respiro piano piano, però prendete aria, non fate. Dovete prendere la stessa quantità di aria di prima. Ok? Ce la fate? Sentite che non c'è nessun rumore? Ecco, questa sensazione che avete nel momento in cui riuscite a respirare senza far rumore è una sensazione di apertura. In fin dei conti, se ci pensate, quando camminate per strada e state guardando una vetrina, non state pensando a respirare e non state facendo rumore, nessun rumore. Questo è anche perché siamo portati a respirare col naso. Di solito nella vita di tutti i giorni, mentre cantando tirate sull'aria con la bocca, è vero o no? Allora fate quest'altra prova. Respirate col naso, sempre cercando di fare meno rumore possibile, e poi, mentre ci siete, aprite la bocca. In questo modo l'aria entra sia dal naso che dalla bocca. Ok? E non fate nessun rumore, questa è la sensazione del respiro aperto, ok? Più leggero. Se voi continuate a cantare facendo quello che state facendo, vi state affaticando, giusto? Ok, adesso fate questa cosa di respirare senza fare rumore e accorgetevi delle conseguenze che ha. Non vi fa sentire più rilassati? Non vi sentite meno tesi, più rilassati, più leggeri, che quasi quasi vi viene da sbadigliare, quasi quasi vi viene da andare a dormire? Perfect! Proprio quello che volevo. Altra cosa, mentre respirate silenziosamente, state bene attenti che la lingua non vada indietro. Pensate alle persone che russano quando dormono. Cosa fanno? Cioè, russano quando sono dritte, no? Poi gli dici girati, si girano di fianco e non russano più. Perché? Perché quando alzate il mento, altra cosa che non dovete fare, ok? Per questo stesso motivo, ha a che fare con la lingua, cosa succede? Succede che si mettono all'indietro, il peso della lingua porta la lingua indietro, il fondo della lingua tappa la parte dove entra l'aria, ok? E in questo modo fa questo rumore. Allo stesso modo, se voi state cantando o anche parlando, per chi fa lavori dove deve parlare tutto il giorno, se voi mantenete la punta della lingua dietro ai denti, sulle gengive, sotto, la lingua ben distesa e rilassata, la lingua non si mette in mezzo mentre respirate in pratica. Quindi, ricapitolando, cercate di respirare senza far rumore, sentite questo senso di ampiezza quando l'aria entra ed esce, non alzate il mento, cercate di mantenere la lingua distesa con la punta senza forzarla ma rilassata dietro i denti, non spingete, ok? Semplicemente rilassata. E apritevi a questo mondo zen. Bene, io vi ringrazio di essere stati con me, come sempre vi mando un grande bacio e vi ricordo, vi prego, iscrivetevi.